Testimonianze di prima mano di chi l'orrore della guerra lo ha vissuto in prima persona. La settimana della memoria e il ciclo di incontri e dibattiti organizzati da Tiro Universo nell'ambito del progetto Arte, Bellezza e Cultura della Regione Lazio ha visto confrontarsi a Cassino i testimoni oculari del secondo conflitto bellico con gli studenti dell'Istituto Medaglia d'Oro. Tante le testimonianze e tanti i racconti particolari rievocati all'interno della Tele Memory Gate dell'istoriale di Cassino. Posso ricordare il signor Bruno Nardone, che oramai è un po' un'icona della battaglia di Cassino, quell'immagine che ci racconta la desolazione, la distruzione del conflitto e la contrapposizione tra un bambino e un militare, un momento di grande difficoltà per questa città, ma anche la rinascita. E la cosa, secondo me, molto ma molto importante è che questi racconti oggi li abbiamo trasmessi alle nuove generazioni, ai ragazzi che, devo dire, sono stati veramente molto partecipi e attenti. Racconti che hanno catturato l'attenzione degli studenti in un contesto intriso di forti emozioni, perché, come si ripete spesso in questi casi, la memoria va coltivata anche e soprattutto fra le nuove generazioni. Il progetto di storia portato avanti quest'anno con i nostri alunni in occasione del 75esimo della distruzione di Cassino e Monte Cassino ha dato la possibilità ai ragazzi di ascoltare le testimonianze di queste persone che sono sopravvissute alla distruzione di Cassino e Monte Cassino. Questo gli ha dato la possibilità di ascoltare direttamente, quindi come di toccare con mano ciò che è stata l'atrocità della guerra. I ragazzi sono stati molto coinvolti e il coinvolgimento emotivo comunque gli ha dato lo spunto per riflettere su ciò che è successo, che è accaduto e anche di approfondire gli argomenti di storia trattati. Mercoledì invece il terzo appuntamento della Kermesse con un nuovo incontro dibattito inerente alla proiezione di scene tratte dal film The Battle of San Pietro di Maurizio Zambardi e Damiano Parravano.